Ciao ragazzi, sono Lori, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi parleremo di un argomento molto dibattuto e molto controverso per certi versi. Andremo a parlare del famoso e famigerato Pops and Banks, chiamato anche Crackle Burble, a volte anche Flames per le fiammate che genera. Innanzitutto andremo a spiegare che cosa è il Pops and Banks, chiamato anche più comunemente Bang, da non confondersi con il vero Bang che usano le macchine da rally che dopo andremo a vedere. Il Pops Banks, di cui tutti oggi parlano e che viene spesso richiesto sulle mappature, non è altro che un, parlando proprio in modo molto grezzo per farvi capire, non si fa altro che andare a buttare benzina in combusta nell'impianto di scarico quando decelerate, in modo tale che questa benzina poi all'interno del vostro tubo di scappamento possa scoppiare e quindi fare il famoso suono pim pum pam pam pro, pa, 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 pam, come ad esempio in questo video. Come avrete sentito, è un effetto molto scenico, molto... Anche tu hai il Pops and Bang. Esatto, come avrete sentito è un effetto sicuramente molto scenico e fa molto figo oggi, ma andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta. Viene chiamato in gergo specifico anche overrun fuel cut dall'inglese, ovvero non si fa altro che andare a dare degli anticipi negativi, cioè andiamo a dare un ignition timing al motore negativo, andiamo a dare dai meno 10 ai meno 30 gradi di anticipo negativo ai bassi carichi a partire dal regime voluto. Questo vuol dire che se avremo un Pops and Banks che parte dai 4000 giri, fino ai 4000 giri non lo sentiremo, e dai 4000 giri in su, tutte le volte che leveremo il pedale dal gas, sentiremo lo scoppiettio partire dal nostro scarico, come ad esempio potete sentire in questo video. Ecco, prima vi avevo accennato quello che è il vero bang, cioè su tutte le macchine ad esempio VRC o rally si usa proprio un vero bang, cioè si lascia che la turbina possa continuare a girare quando levate il piede dal gas, in modo tale che la turbina si mantenga in pressione, quindi continui a girare per avere una prontezza e una reattività immediata alla riapertura del pedale, e questo fa sì che quando voi togliete il pedale dal gas e lo andate a ridare si sentano poi gli scoppietti del bang vero. Perché dico questo? Perché il bang non serve assolutamente a nulla, lo ripeto, il bang non serve a niente ragazzi, è un po' come la valvola pop-off degli anni 2020, la valvola pop-off 2.0, vi ricordate i primi Fast and Furious, no? Dove si sentiva psh, 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 tutti questi sfiati di valvola pop-off che non serve assolutamente a niente ma che faceva tanto figo. Oggi c'è la moda del Pops and Banks. Perché dico questo? Perché il Pops and Banks non fa altro che purtroppo alzare le temperature del gas di scarico, perché ovviamente benzina che brucia, che scoppia dentro lo scarico, alza le temperature, di riflesso alza anche le temperature della turbina e dell'olio che circola nella turbina, quindi a tutto svantaggio della longevità del motore e della durata del motore, della turbina e dei componenti stessi. Quindi non solo non serve a niente, ma vi accorcia la vita del motore e dei relativi componenti meccanici. Poi lo so, fa figo, è bello, tutto lo volete. Su quali auto si può installare il Pops and Banks? Ebbene, si può installare su tutti i motori benzina, sia turbo che anche aspirati. Direi che non c'è nessun problema di sorta a installarlo, ricordatevi solo gli aspetti negativi che vi ho appena descritto. Si può andare a installare su tutti i tipi di centralina, sia centraline chiaramente ad uso racing, motorsport, sia centraline OEM originali. Vi avevo accennato prima i vari nomi che può avere il Pops and Banks, viene chiamato anche Burble, anche Crackle allo scarico, è sempre la stessa cosa. Quando vedete, una curiosità appunto che volevo accennarvi, è che quando vedete le fiammate che escono dallo scarico posteriore è perché si vanno a dare tanti gradi di anticipo negativo, quindi tanta benzina viene buttata allo scarico fino appunto all'ottenimento delle fiammate così tanto belle e sceniche che in molti con la loro auto sportiva ambiscono. Quindi ragazzi, buon bang a tutti, buoni scoppi, scoppietti, l'ultimo dell'anno è vicino, quindi direi che è il buon momento per installarli. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, ci vediamo al prossimo video e sempre full gas!